cucina greca. Bentornati in un nuovo vlog. È da tanto tempo che non faccio un vlog. Sto per partire per uno dei miei paesi preferiti di sempre, che è la Grecia, e vado in un posto davvero stupendo che è Santorini. È la prima volta che vado a Santorini, sono davvero tanto felice. Dovevamo essere in tre a partire, io, mia sorella e un nostro amico. Purtroppo però il nostro amico non potrà partire con noi, quindi siamo soltanto io e mia sorella. Entrambe amiamo la Grecia e amiamo la cucina greca, quindi non vediamo l'ora di assaporare un po' di tzatziki, di bere un po' di ouzo e di provare un po' di piatti tipici della Grecia. Visto che da un po' di tempo che non faccio un vlog, ho pensato che questa potesse essere finalmente l'occasione giusta per farla. Ci tengo davvero a mostrarvi le bellezze di quest'isola. Penso che tutti noi abbiamo visto delle foto di Santorini su Instagram, su Facebook, su YouTube. È il classico posto da sogno, quindi finalmente avrò modo di vederlo con i miei occhi e soprattutto di mostrarlo anche a voi attraverso questo video. Cercherò di farvi vedere il più possibile perché ci tengo davvero tanto a mostrarvi questo posto magico. Quindi, come sempre, se siete pronti, andiamo! Siamo finalmente arrivati in Grecia, l'Airbnb è fantastico, hanno già dato il perfetto benvenuto. Vista mare. Ora vi faccio vedere l'Airbnb che è stupendo. Guardate. Qui c'è la zona lettini. È un posto magico. Adesso vado a fare il bagno, ovviamente, che non vedo l'ora, come potete immaginare. Sono le 4-5 del pomeriggio. Fa caldo, ma non c'è il caldo che c'è a Genova, perché qui c'è tanto vento, quindi si sta da Dio. So let's start listening. Let the rain wash away. Stiamo per uscire adesso, abbiamo noleggiato la macchina e andiamo a cercare un posto. Non so quanto abbiate sentito delle clip precedenti perché ero nel punto più ventilato della casa. Ad ogni modo vi riassumo quello che ho detto. Stavo dicendo che ora stiamo per andare a cenare. Abbiamo un po' di consigli che ci ha dato il proprietario dell'Airbnb,
quindi andiamo a vedere un po' che cosa c'è. Sono delle taverne, dei ristoranti tipici. Abbiamo chiesto di indicarci dei posti non troppo turistici, anche se ovviamente Santorini non è facile. E quindi andiamo un attimo alla scoperta, vediamo un po' com'è il panorama dell'isola. Nostra macchinina. Sì, io vorrei capire che cosa c'è scritto nel conto, tutto scritto in greco. Stiamo tornando verso casa, qui c'è la vista di Santorini che è bellissima, e una parte di Santorini ovviamente, però è tutta illuminata, il paesino è super carino e io sto cercando di non cadere dalle scale, ma è molto difficile, quindi vi abbandono qui. Sono le 13 adesso, abbiamo passato la mattinata qui tranquilla in villa, adesso probabilmente usciamo per andare a mangiare qualcosa fuori e questo pomeriggio invece andiamo nella parte nord dell'isola, che è praticamente la parte diciamo più turistica di Santorini. Il nord dell'isola dista circa un'ora da qui,
quindi ci vorrà un po' di tempo, magari ne approfittiamo per fermarci sul ritorno in un altro paesino e in un'altra zona e mangiare qualcosa lì. Adesso però volevo farvi vedere un po' la villa, perché con la luce del giorno è veramente veramente bella, vedere la piscina illuminata dal sole è davvero splendido, quindi adesso vi porto un po' in giro. That you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Whatever you like, you don't have to be ready. You just gotta trust the right. You don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting. Like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Ciao a tutti, buonasera. Stiamo per andare a Oia. Oia è una zona a circa un'ora da qui con la macchina ed è la zona forse più popolare dell'isola. Stiamo cercando un sunset bar dove far l'aperitivo e poi la cena o la facciamo lì oppure la facciamo in qualche ristorante sulla via del ritorno. Il rischio è che lì potrebbe essere un po' tanto caotico, quindi forse è meglio trovare un ristorante sulla via del ritorno. Sicuramente è un po' più tranquillo, è sicuramente un po' più tipico e meno turistico. Come vedete mi sono messa un vestito molto colorato, non si può venire in Grecia senza un vestito super colorato e lungo, ovviamente. Vi faccio vedere, questo è il vestito, outfit del giorno. E niente, ci incamminiamo adesso e vi mostrerò un po' questa parte dell'isola.
grass, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but a getaway feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana, fresh cut sushi on a platter. Brandy, honey, it don't matter, shots. Till I drop, drop, gonna be 24-7, golden hour like a boss. And they say, yo, got a 2 o'clock appointment for a champagne shower, yeah. I'm busy trying to take it higher. Got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company. They all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh, I want this to stay. Please don't go away, yeah. Positivity to this party, don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca, just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh, I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we here chillin', chillin' in paradise. Sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny days, sunny days, make way. All the stress and doubt. Thank you.
Adesso stiamo per andare al faro, che andiamo a vedere il tramonto. Il faro dista circa 10 minuti da qui ed è nel punto più a sud dell'isola. Guarderemo il tramonto da lì, dicono che sia il punto più bello dove guardarlo, quindi staremo a vedere, vediamo se vincerà rispetto agli altri tramonti. Comunque adesso ve lo mostro e poi andiamo come al solito a cenare. Oggi facciamo cena a casa, siamo già qui con un bicchiere di vino e abbiamo fatto un ordine di cucina greca, dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo stiamo ammirando il tramonto, che in realtà è già bello che è finito, però l'abbiamo ammirato fino adesso. Tra l'altro oggi abbiamo un ospite in casa. Un nuovo amico, forse lo sentite? Lui è il nostro nuovo amico, è stanco. Io e Giulia amiamo i gatti, quindi siamo molto felici di avere questo amico. E niente, adesso aspettiamo che arrivi il delivery, abbiamo come al solito tanta fame. Mostrerò la cena, è stata una giornata super rilassante oggi, siamo state tranquille un po' qui nella villa. Abbiamo fatto il bagno, abbiamo letto, è stata proprio una giornata all'insegna del relax. Adesso finiamo di vedere il tramonto e poi mangiamo. Adesso prepariamo l'uso. Con un bicchiere mettiamo un po' di ghiaccio, apriamo l'uso e poi aggiungiamo l'acqua